Questo programma è stato offerto da Riviera Banca, Casa di Cura Villa Maria, Rimini, Associazione Il Punto Rosa, Sant'Arcangelo di Romagna, Farmacia San Michele, Rimini, AIL, Rimini. Cari amici, benvenuti a Dica 33. Oggi parleremo di terapia del dolore. Mal di schiena, nevralgie, artrosi, emicrania, endometriosi, fibromialgia sono solo nomi di alcune malattie che sono caratterizzate dalla presenza del dolore cronico, che se non viene diagnosticato e curato in un modo adeguato si trasforma in un'inutile sofferenza. Come intervenire? Lo chiediamo al nostro ospite. Buonasera, dottor William Raffaelli, presidente della Fondazione ISAL, che promuove la ricerca nell'ambito della terapia del dolore e membro fondatore di numerose società scientifiche che negli anni hanno dato permesso di mantenere vivo il dibattito sul dolore. Allora, dottor Raffaelli, nonostante oggi la medicina è in grado di trattarla con maggiore efficacia, il dolore cronico resta una malattia tanto diffusa quanto ignorata, è così? Lei ha espresso perfettamente il problema e il dilemma di questa materia. Voi avete capito dall'introduzione della nostra cortese ospite che il dolore è presente in tutti, tutti lo sanno che esiste il dolore, tutte le persone hanno avuto modo di provare il dolore e questo è poi uno dei problemi che rende difficile l'avvicinarsi alla cura. Perché il dolore sì, si conosce, lo so quando ho il dolore piglio una compressa, vedrai se non mi passa lo sopporto perché io lo so sopportare. Ecco, questo modo di affrontare il dolore è un po' il suo dramma, perché invece il dolore non è un sintomo casuale che passa con una compressa oppure che può passare resistendo alla sofferenza del dolore. Il dolore è una malattia vera e propria, una malattia che se non viene curata in maniera appropriata, come per tutte le altre malattie, può generare delle disabilità. Il dolore cronico è infatti una delle fonti di disabilità più frequenti nella popolazione adulta. Una disabilità che ci allontana dal mondo del lavoro, che ci sottrae relazioni sociali e che ci fa vivere una vita in una condizione di non benessere. Ecco, una vita senza salute, ma ancor più con la disperazione quotidiana di svegliarsi e di dover ripetere quotidianamente quella drammatica esperienza della sofferenza e del dolore. Sono molte, come lei ha ben espresso, le malattie che possono generare un dolore cronico. Perché è chiara questa distinzione, quando noi parliamo di dolore abbiamo un dolore buono, possiamo chiamarlo così, un dolore buono che è il dolore acuto che ci avverte, guarda che ti fa male un dente, piglia un antibiotico, vai dal dentista. Un dolore buono che ci avvisa che ci può essere una colica e quindi qualcosa da andare a approfondire. Però dall'altro verso di questa stessa faccia c'è un dolore che potremmo definire colpevole, un dolore che invece di avvertirti, di segnalarti che qualcosa del tuo corpo non è più in ordine, è semplicemente una malattia disastrosa che stravolge la tua vita. Non è sempre facile distinguere questi due elementi, ecco perché quando c'è un dolore persistente che consiste in una sofferenza quotidiana, quando non c'è una chiara, precisa diagnosi di qual è la causa che lo genera, bisogna affrontarlo in maniera precisa come tutte le altre malattie. E qual è il luogo dove approfondire il tema del dolore? Il luogo dove approfondirlo sono i centri di terapia del dolore, perché come per le altre malattie, se uno ha una malattia diciamo urologica va in urologia, se uno ha un problema al cuore va in cardiologia o alle ossa in ortopedia. Uno che ha un problema di dolore persistente deve sapere che il luogo della sua cura sono i centri di terapia del dolore. Ecco,
E alcune regioni hanno istituito proprio delle unità, no? In cui convergono tutte funzioni di terapia del dolore, le cure palliative. In Emilia-Romagna come funziona? Dunque, diciamo che innanzitutto l'Emilia-Romagna è stata una delle prime regioni che ha sviluppato la cultura del tema dolore, tant'è vero che già nel 99 io ero parte della commissione regionale, presidente della commissione sul dolore, e quindi è dagli anni 80 che la nostra regione si adopera, perché sono nati da sempre una lunga storia di competenze, di qualificazione dei professionisti, per cui la nostra regione è sempre stata dotata di centri di terapia del dolore, che poi hanno visto un'evoluzione naturale con l'istruzione della legge sul dolore, per cui in ogni città, in ogni ospedale, in Emilia-Romagna c'è un centro dedicato alla terapia del dolore, con diverse competenze, diverse qualificazioni strumentali, diverse qualità professionali, perché ci sono centri di primo livello, centri di secondo livello, ma tutti sono in rete per poter dire: dove non arrivo io, dove non ho le competenze, lo mando al centro più vicino, più qualificato. Per cui ci sono ambulatori a Sant'Arcangelo, ci sono ambulatori a Cattolica, ci sono ambulatori a Nuova Fetra, c'è il centro di riferimento a Rimini presso l'ospedale Infermi, il centro di terapia di dolore e cure palliative, così come ci sono nell'ospedale Buffalini, nell'ospedale di Forlì e nel centro di riferimento per la nostra realtà locale di Lugo Ravenna. Quindi ce ne sono, c'è una diversi, rete, una rete però, capillare, giustamente, si potrebbe dire, no? Certo, perché lui giustamente dice: ma c'è una rete, perché poi, e veniamo a un punto dolente, il 40% delle persone non riesce a giungere a una terapia specialistica se non dopo anni di sofferenza e di percorsi dove si spendono economie, soldi, delusioni, con una creazione di conflitti anche all'interno della struttura familiare, perché sa cosa capita a un malato con dolore cronico? Che molto spesso incomincia a non essere creduto. Dice: ma siamo andati dall'ortopedico, siamo andati dal neurochirurgo, dal neurologo, vedi, ti dicono che non c'è niente di particolare, che questo dolore non ha una causa che può essere rimovibile, quindi dovrai viverne. No, ecco. Non esiste un esame, diciamo così, che misura il dolore. Perfetto, lei ha poi affrontato un altro dei temi, che è l'oggettività. E io dico sempre: è vero che non esistono esami, ma qual è l'esame migliore dell'espressione della gente? Quando una persona ci dice che ha dolore, che sia psichiatrico o sia organico, che derivi da una causa o dall'altra, quella persona ha dolore. Quindi noi dobbiamo saperlo ascoltare, caratterizzare il tipo di dolore, perché la descrizione del tipo di dolore, un dolore neuropatico, di nocicezione, già ci aiuta a capire qual è la cura migliore. E poi, come dicevamo, ci sono comunque degli esami che ci permettono di escludere altre malattie, di caratterizzare meglio il tipo di dolore e da questo ricavare gli strumenti migliori per la cura. Ma nel dolore il messaggio che deve passare è che il dolore va comunque curato. Quindi non va sottovalutato e non bisogna rassegnarsi anche, no? Innanzitutto si è visto che vivere una malattia con dolore, anche malattie come malattie cardiovascolari oppure malattie pneumologiche, se c'è una condizione del dolore peggiora la malattia stessa. Il diabetico con dolore, per esempio, incomincia a non camminare più, si ferma, quindi crea delle condizioni che peggiorano la sua malattia. Il dolore è come un cattivo mantello, fa male a tutti, fa male a tutte le malattie ed è un elemento di disturbo per la cura di ogni malattia. Quindi in ogni caso va tolto di mezzo. E oggi come oggi, che per gran parte, l'80% dei dolori, ci sono le cure, è una vergogna che la gente non possa accedervi solo perché non viene inviata, solo perché ci si affida così a messaggi casuali, oppure perché uno ritiene: beh, ormai ho preso di tutto, e poi andiamo a vedere quel di tutto è un analgesico comune, un FANS comune, che è importante ma solo in alcuni dolori. Allora bisogna sapere che per il dolore si possono usare farmaci importanti come gli oppioidi, gli stessi cannabinoidi in quindi alcune oggi condizioni. Quindi ci sono farmaci, diciamo, che possono curare il dolore, che danno ottimi risultati? Noi diciamo che oggi in gran parte delle patologie, per esempio pensiamo a uno dei dolori più semplici, che tutti considerano, beh, lo devi sopportare, pensiamo alle osteopatie degenerative, la cosiddetta artrosi dolorosa, che colpisse la stragrande maggioranza delle persone adulte anziane, no?
per cui si usano sempre farmaci come gli antinfiammatori. Invece in quelle condizioni dove non c'è l'infiammazione ma c'è un'alterata nocicezione, cioè quindi è la parte meccanica che non funziona bene, prima di arrivare a protesiche ci sono strategie di cura con farmaci come gli oppioidi minori che possono permettere di recuperare abilità, e quindi in una persona anziana vuol dire moltissimo non avere dolore perché può permettersi di fare una vita ordinaria. Quindi ci sono molti strumenti, ma anche dove non ci sono i farmaci, ci sono delle tecniche specialistiche per cui in alcune condizioni si fa una procedura semplice come quella di una denervazione di un dente, come fanno gli oculisti abitualmente, gli odontoiatri nei loro ambulatori dentistici, si può denervare, quindi si può denervare un nervo e quella zona non subisce più l'impatto col dolore. Oppure in una condizione che è frequentissima, tutti i pazienti che vengono operati alla schiena per le condizioni di ernia, di instabilità, il 20% va incontro a un dolore persistente, con bruciore alle gambe, con difficoltà a muoversi, a camminare. Ecco, in questa condizione c'è una procedura che si chiama endoscopia, epidurolisi endoscopica, in cui si va con una fibra ottica dentro al canale della schiena e si riesce a rimuoverne le cicatrici che creano il danno e generano il dolore. Quindi quello che deve sapere la gente è che per le malattie dolorose abbiamo una quantità di cure importante e quindi è un peccato che noi ne possano usufruire. È molto importante, dottore, informare. No? Circa tutte queste nuove terapie, le possibilità, i centri di cura e soprattutto la ricerca. Nella seconda parte parleremo della Fondazione ISOL che sta investendo in ricerca, e adesso ci fermiamo per qualche istante. Perfetto. Di pubblicità. Restate con noi, a fra poco. Dona il 5 per 1000 a chi aiuta le donne operate dal carcinoma mammario, perché insieme è più semplice. Rimini Aile Onlus è la sezione provinciale riminese dell'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Rimini Aile ha dato vita nella provincia di Rimini a un servizio di assistenza domiciliare che prevede visite specialistiche ematologiche e anche trasfusioni di sangue dove necessario, e a un servizio di assistenza domiciliare pediatrico con l'intervento di educatori che si recano a casa per seguire i pazienti più piccoli. Rimini Aile sostiene la ricerca e finanzia due biologhe dell'unità operativa di ematologia che gestiscono e coordinano i protocolli di ricerca ematologici. I volontari Rimini Aile sono presenti in Day Hospital Oncoematologico e nei reparti di degenza di ematologia ed oncologia dell'ospedale di Rimini per assistere i malati. Sostieni anche tu Rimini Aile e aiutaci ad assistere i malati e le loro famiglie con il tuo 5 per 1000. Informati su www.riminiaile.it. Bentornati, parliamo di terapia del dolore. In studio con noi il dottor William Raffaelli, presidente della Fondazione ISOL. Prima della pausa pubblicitaria dicevamo, dottore, il dolore non va banalizzato. Ecco perché è importante sensibilizzare le persone sul dolore cronico, sul bisogno anche di una diffusa opera di prevenzione e cura, è così? È perfettamente così, lei ha perfettamente ragione. Noi da tempo facciamo incontri, comunicazioni
convegni per riuscire a diffondere questo messaggio: il dolore non va sopportato, il dolore va curato. Per poterlo curare al meglio è chiaro che dobbiamo prima di tutto riuscire a trovare il luogo di cura. Una delle difficoltà per molte persone è non essere indirizzate fin da subito nel luogo dove si deve curare, ecco, il dolore. A chi rivolgersi? Allora, innanzitutto è il proprio medico di famiglia, che sa che quando c'è una patologia dolorosa persistente, un dolore cronico o comunque una complessità dolorosa di cui ha già tolti il dubbio di malattie di altro genere, oppure che vuole affidarsi a uno specialista, è meglio partire da chi cura il dolore, perché ha già una competenza per rimuovere una delle condizioni che gravano su quella persona, la sofferenza, per poi avviare una serie di esami, perché oggi con gli esami si può fare il tutto senza dover subire l'influenza della sofferenza. Però purtroppo, nonostante la rete di informative, di incontri, di norme inviate dalle regioni, dalle aziende a tutti i medici, ancora oggi il 40%, diciamo, dagli ultimi dati che abbiamo fatto l'anno scorso un'indagine nazionale, il 40% delle persone non lo sa, e quindi non sa come giungere a un centro di terapia del dolore se non dopo anni di altri percorsi dove ha speso mediamente 1.200-1.800 euro senza ottenere nessun beneficio. Quindi è veramente piacevole che non si parta subito dal luogo dove c'è la cura, poi in quel luogo si definiranno i percorsi migliori. Però i media hanno bisogno di comunicarlo. Noi tutti gli anni facciamo un grande evento come Fondazione ISA, che è 100 città contro il dolore, che è un evento che viene diciamo che si svolge in tutte le piazze italiane. Quest'anno hanno partecipato più di 200 piazze in tutta Italia, negli ospedali, con visite gratuite, con manifestazioni, le televisioni che ci seguono ne informano le persone. Quindi c'è un grande bisogno di informare le persone che c'è una legge che tutela la cura del dolore, e c'è in gran parte del nostro paese ci sono centri ambulatori dove farsi curare. Tra l'altro, se non sbaglio, sono 10 anni, vero? Legge 38. Sono proprio 10 anni, perché la legge 38, che nasce con 38-10, vuol dire che è nata nel 15 marzo 2010, quindi fra un po' compie 10 anni. Vedete che andiamo felini 100 anni, la legge 10 anni, sono queste piccole ricorrenze. È una legge a cui ci fa molto piacere che venga ricordata, perché poi abbiamo partecipato fortemente nell'averla costruita e voluta, e che adesso si è compiuta. Cioè ormai in tutta Italia gli ambulatori, i centri per il dolore sono presenti. Adesso bisogna che la gente le frequenti, affinché la maledizione del dolore, che non è solo un star male, ma è una disabilità che genera profondi danni alla salute delle persone, venga risolta. La cronicità dolorosa e la disabilità del dolore è una delle disabilità più frequenti dentro le tante malattie ormai che cronicizzano. L'Organizzazione Mondiale della Sanità infatti la identifica come uno dei maggiori problemi mondiali di salute pubblica. Certo. Quindi, insomma, noi diciamo che il dolore è un'epidemia. È chiaro che molti dicono: ma di dolore non si muore. Sono perfettamente convinto, anche se non certo, perché poi un paziente che non si muove, che non cammina, che non fa vita sana, non è detto che non muoia prima, anche se c'è qui solo uno studio anglosassone che sembra abbia dimostrato che c'è un anticipo di morte. Però anche se non entriamo in quello, dico sempre alle persone: va bene, è probabile che non si muoia prima, ma è così bello avere un'unica vita e avercela tutta nel dolore? Non penso che sia la condizione migliore che può capitare a una persona. Tant'è vero che molte persone ci dicono: purtroppo non riesco neanche a morire, vorrei tanto disperatamente morire per come soffro. Ecco, noi dobbiamo dare una risposta più potente a questa domanda di salute, a questa gente che viene esclusa da ogni consesso civile perché non può più vivere la sua vita, perché appena apre gli occhi, gran parte dei dolori terribili, quei dolori incurabili su cui la Fondazione si sta concentrando, le persone si svegliano la mattina, aprono gli occhi e sentono dolore. E questo è l'esito degli amputati, chi ha avuto ictus cerebrali, pazienti che hanno sclerosi. C'è una quantità
che coincide a più di 5 milioni di persone che hanno un dolore difficilmente curabile. In questo caso lei sta parlando forse di quelle malattie un po' più complesse, no? Perché complesse. Un conto è il dolore che dura pochi Infatti giorni. Infatti abbiamo detto, abbiamo un dolore che è perfettamente curabile, dolore da osteoartrosi, dolore di schiena, l'emicrania oggi come oggi ha delle cure splendide e a breve uscirà in Italia un nuovo farmaco che si può utilizzare una volta al mese e che è profondamente capace di trasformare le emicranie delle persone. Quindi ci sono dei dolori fortemente curabili e sono lo stesso drammatico condizione di dolore da cancro, è curabile oggi, perché ci sono tutti i farmaci per poterlo curare. Poi c'è una quota di questi, perché in Italia ci sono 13 milioni di persone con dolore, nell'universo occidentale 160 milioni di persone hanno dolore cronico, in questa epidemia, che se fosse contagiosa sarebbe terribile, ma è già contagiosa perché colpisce il 25% di tutta la popolazione nel mondo, in questo universo di sofferenza l'80% è curabile, ma quello che non è curabile è ugualmente molto. Ecco, i non curabili sono chi ha avuto traumi, incidenti con lesioni dei nervi, asportazioni di chirurgiche per cui rimane un dolore permanente. Ecco, in queste condizioni dobbiamo dare molta, molta più ricerca e dobbiamo dare un luogo dove curare anche le malattie complesse, perché ci vuole un'ideazione di nuovi strumenti, di nuove tecniche. Noi come fondazione abbiamo fatto il nostro piccolo passaggio di aiuto, perché annunciamo qui, prima ancora che annunciare nelle grandi televisioni, non che questa non sia una bella grande televisione, e lo dico con onore, perché noi abbiamo fatto la prima trasmissione su dolore nella vostra struttura nel 1988, quindi voi siete storici, vivete storicamente in questa città. Ecco, noi annunciamo quindi in questa vostra bellissima sede e bella televisione che la Fondazione ISAR per la prima nel mondo ha trovato un marker per il dolore. C'è qualcosa in cui uno fa un prelievo e può dire, vedete, io sono portatore di dolore cronico. Dottor Raffaele, lei sta dicendo una cosa grandiosa, una bellissima notizia, perché il vero dramma proprio era quello, no? Di non avere la possibilità di diagnosi, quindi grazie alla vostra ricerca e ai vostri investimenti si è finalmente pubblicato a breve e lo comunicheremo, faremo una comunicazione ufficiale, un seminario dedicato a questo. Perché se quello che noi abbiamo trovato che è certificato, adesso dovremo estenderlo con degli studi per vedere di calibrarlo nella quotidianità, perché per ora sono dati e risultati di una ricerca che deve trovare la sua calibrazione perché sia diffusa in tutti gli ospedali e perché possa diventare un valore collettivo. Però oggi per oggi, per la prima volta abbiamo potuto dire ai fibromialgici, che fino ad oggi erano considerati delle persone con un dolore psichiatrico, che il loro dolore, in termini biologici, è equivalente a un dolore da osteoartrosi grave. E quindi come date risposta anche a queste persone. Certo, finalmente gli abbiamo potuto dire che il loro dolore è certificato con una diagnosi di precisione che è un dolore severo, equivalente al dolore severo di un'artrosi che obbliga a delle protesi. Quindi è un passo avanti che sarà presentato a livello internazionale, che cercheremo di sviluppare cercando di approfondire sempre più la struttura di misurazione fino a dargli un target di identità fisica, diciamo di identità di base per cui capire sopra e sotto quando è malato, ma però è una grande trasformazione della conoscenza, perché da oggi non ci sarà più solo quanto stai male, come stai male, ma un esame biologico che fa vedere il dolore severo dal dolore medio, dal dolore leggero. Una bellissima notizia che sicuramente migliorerà la qualità di vita di tantissime persone e io devo ringraziarla naturalmente per aver condiviso con noi questa bella notizia. Mi fa piacere proprio anche a me averla condivisa proprio voi, perché qui abbiamo fatto la nostra prima conferenza che io lo vogliamo segnalare per prima. E naturalmente è d'obbligo fare un altro invito, perché lei deve ritornare, ci parla di questo nuovo marker che
aiuterà molti a provare anche, no, di aver dolore. Certo. Quindi fondamentale la ricerca, e grazie alla Fondazione per quello che fate, perché state investendo e lavorate e con ricercatori, collaborate con ricercatori in tutto il mondo. Sì. È così, no? Sì, sì. Ripeto, l'aspettiamo presto e ci racconta tutte le novità. Io sono lieto di stare con voi e la ringrazio per questo invito. Grazie dottore, grazie anche a voi per la cortese attenzione. Vi ricordo come sempre la pagina di Facebook dove potete scriverci, interagire e farci delle domande. E ci salutiamo qui, l'appuntamento si rinnova tra 7 giorni. Arrivederci. Questo programma è stato offerto da Riviera Banca, Casa di Cura Villa Maria, Rimini, Associazione Il Punto Rosa, Sant'Arcangelo di Romagna, Farmacia San Michele, Rimini, AI.